Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del mio setup per fare vlog con la GoPro Hero 6. Sigla! Supponiamo di voler andare a migliorare la qualità sia audio che video dei vostri vlog con la GoPro. Bene, in questo video io vi mostrerò quali accessori utilizzare per creare un buon setup per i vostri vlog. Ho elencato tutti questi accessori nella descrizione del video qui in basso e troverete anche il link diretto per l'acquisto su Amazon. La parte centrale del mio setup è sicuramente questo case della Luxable che ci arriva all'interno di questo sacchetto con anche un laccetto al costo di 29,99€ su Amazon. Esso presenta generalmente un coperchio per proteggere l'obiettivo e oltre a questo è presente anche un filtro UV da 55 mm. Il GorillaPod della Joby che possiamo trovare su Amazon all'incirca sui 35€. Questo adattatore per il microfono GoPro al costo di 60€. E infine il video microfono della Rode che troviamo all'incirca intorno ai 55€ su Amazon. Ci arriva con il suo supporto, il mini jack di collegamento e il dead cat. Parliamo dei pro e dei contro di questo setup che ho riscontrato nei vari utilizzi. Sicuramente un grande punto a favore di questo setup è l'installazione di questo piccolo microfono della Rode. Questo microfono ci permette davvero di aumentare la qualità dell'audio della GoPro, che inizialmente per quanto riguarda l'audio originale della GoPro lascia veramente a desiderare. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questo setup è la resistenza che ha questo case di alluminio della Luxable. Esso presenta, oltre a una grande resistenza, quindi ci andrà a proteggere bene la nostra GoPro, presenta la possibilità di inserire il treppiede in varie posizioni qui sotto, oltre che la possibilità di inserire superiormente, inferiormente o lateralmente l'adattatore hot show. Per esempio sulla parte laterale possiamo andarci ad inserire una luce per illuminare i nostri video. Non mi sono piaciute veramente né le dimensioni né il prezzo di questo adattatore della GoPro. Costa ben 60€ ed è veramente, ragazzi, guardatelo, grande, ingombrante. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, che talvolta risulta davvero frustrante, è quando il dead cat compare nella parte superiore dello schermo. A fine anno sono andato in montagna sulle Dolomiti e mi sono ritrovato a vloggare in condizioni difficili di temperatura fino a picchi di meno 12 gradi. Guardate questo video. Come vedete mi sono praticamente bruciato l'audio in tutti questi video. Ho contattato prontamente Rode, che mi ha risposto subito per email dicendomi che questo tipo di microfono entry level ha difficoltà ad esprimersi alle basse temperature e soffre tanto degli sbalzi di temperatura. Il risultato è stato che ho buttato molte delle clip girate in questa vacanza. Non fate il mio stesso errore e non utilizzatelo a temperature così basse. Ricordiamoci che il microfono è unidirezionale, ovvero funzionerà bene quando ce l'abbiamo di fronte, funzionerà così quando ce l'abbiamo lateralmente e funzionerà abbastanza male, non si sentirà bene quando noi ce l'abbiamo alla parte opposta. Allora la mia domanda è: avete dei consigli da darmi per migliorare il mio setup con la GoPro? Scrivetelo nei commenti qui in basso. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un like, iscrivetevi al nostro canale, seguite i nostri social. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!